Presidente, Piccinocchi, un regista di grandissimo talento, e Leali, che probabilmente è uno dei portieri più forti della Serie B e che in passato è stato definito il nuovo Buffon. Oggi è una giornata importante perché presentiamo due giocatori di valore, giovani. Sì, Mario ha delle caratteristiche, come dicevo in conferenza stampa, adattissime al pubblico ascolano. È un combattente, è un professionista serio, come avete potuto vedere anche dall'intervista. Precisissimo, dedicato proprio al suo lavoro, di una serietà stratosferica. Anche il suo modo di giocare, fino adesso i tifosi ascolani non hanno potuto avere l'occasione di vederlo, ma è un giocatore molto pulito quando gioca, la palla la gioca sempre di prima, è molto preciso nei contrasti, è una bella sorpresa. L'Ascoli l'ha seguito tantissimo, questo calciatore è stato una delle prime scelte. Sicuramente rimarrà con noi per un bel periodo quando avrà dimostrato di essere da Ascoli. Leali si presenta da solo, ma il suo arrivo non significa un ridimensionamento per Lanni, che proprio ieri è stato celebrato perché è entrato nella storia dei portieri bianconeri. Anzi, l'Ascoli si può vantare di avere probabilmente i più forti portieri della Serie B al momento. Sì, ho detto in conferenza stampa, abbiamo i due portieri più forti della Serie B. Riguardo Leali, sicuramente ha avuto nella sua carriera delle flessioni, ma normale, perché parliamo di un calciatore che è stato sulla cresta dell'onda da 18 anni in poi per parecchio tempo, poi ha avuto un periodo un po' meno brillante, ma un portiere si fa 25-26 anni e poi se si sa mantenere bene a livello fisico un portiere dura fino a 40 anni, quindi lui è entrato proprio nel periodo per diventare un portiere importante, quindi speriamo che dia i suoi frutti all'Ascoli. Il patron Pulcinelli si è detto molto soddisfatto del lavoro del DS Tesoro. Lei come giudica l'intenso lavoro del nostro direttore sportivo con 13 entrate, 19 uscite? Non si è fermato un attimo. Noi abbiamo il fuoriclasse che è Tesoro, che ha lavorato benissimo. Non è una riconoscenza da parte della società dell'Ascoli, ma su tutte le testate giornalistiche e sportive forse è il direttore che ha preso maggior voti possibile, è uno molto attento a estro, a fantasia, a dedizione. Tutto questo è condito pure dal nostro patron, che ha saputo dare un valore particolare all'Ascoli, che ha risvegliato la voglia di far bene in una città, di far bene calcio e di essere protagonisti. La squadra è attrezzata, aspettiamo che facciamo la seconda in casa, speriamo di rimetterci subito in carreggiata per fare un buon campionato. La squadra si sta preparando per il prossimo match con Livorno, anche i tifosi si devono preparare perché ricordiamo che la campagna abbonamenti è ancora aperta, quindi c'è tanta voglia di picchio ancora, si possono sottoscrivere le tessere e soprattutto c'è tanta rabbia da parte di tutti di cancellare quello che è successo a Frosinone. Sì, io speravo un risultato positivo, così magari dava una mano anche agli indecisi di fare l'abbonamento, però penso che i nomi che compone questa nuova formazione darà una spinta ulteriore, che ci stiamo avvicinando ai 4.000 abbonati e io sinceramente spero di superare i 4.200, vediamo quello che succede. Faccio l'appello ai tifosi, come dico, la lista dei convocati che ogni venerdì sera emana il nostro mister è di 48.000 nomi, quindi siamo tutti convocati e dobbiamo andare tutto lo stadio a dar man forte ai nostri ragazzi.